Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Call of Duty Black Ops 3. In gioco delle armi, io sono Gabriele e siamo qui a vedere una partita che ho fatto recentemente in questa modalità davvero giocata da pochi giocatori, anche se io la reputo davvero bella, anzi la più bella che abbia mai giocato, cioè nel senso che sinceramente è la modalità che mi diverte di più e che mi rende anche più competitivo delle altre, oltre ad arena o classificata, dipendentemente dal gioco. Allora, oggi in questo video, più di spiegarvi cosa ho fatto in questa partita, vorrei un po' spiegarvi ciò che faccio e ciò che fanno i miei compagni. Cioè che io in questa settimana vi caricherò Tiff, vi porterò l'intera storia di Tiff. È un gioco al genere stealth Assassin's Creed un po'. Non esattamente Assassin's Creed, è molto più stealth e però come genere è sempre quello. Dopo vi caricherò dei video oltre a COD, vi caricherò dei video di Minecraft, vi farò anche una serie Minecraft, dato perché ce l'ho, ho detto dai vabbè facciamolo. E dopo a Minecraft farò appunto giustamente Call of Duty, vi farò più che altro io vedere delle partite arena, quindi partite competitive, e delle partite diciamo, mettiamoli tutorial degli aiuti per come diciamo usare le armi o rendersi più precisi. Questo non è per niente una delle mie migliori partite, anzi potevo caricarvene delle più belle. Questa è la mia prima partita del giorno. Comunque oggi dovreste vedere anche dei video dei miei compagni in questi giorni, quindi di Simone, Recker, Filo e Mattia, e spero che anche loro diciamo riescano a parlare, perché volevo andare su questo discorso, cioè che se non abbiamo molte volte dei timori nel parlare così, perché comunque sapete non è molto facile parlare senza che nessuno mi ascolta in un video e poi caricarlo, quindi alcune volte veramente non so neanche cosa dire, perché non siamo tutti youtuber da 2 anni, ecco. Però spero che comunque vi insegniamo qualcosa, vi divertite un po' e che scoprite giochi nuovi e delle tecniche nuove. Oltre al fatto che vi carico appunto questi generi di video, vi caricheremo anche in un futuro dei video un po' più, diciamo, come posso dire, tipo vlog, diciamola così. Cioè che faremo anche degli speciali, quando ci arriveremo, spero che ci arriveremo, e spero che ci arriveremo in modo, diciamo, che siete contenti, ecco, senza nessun, diciamo, dovete migliorarvi in questo e questo. Speriamo che comunque c'è un canale che vi potete divertire, che quando vedete il nostro video siate contenti e non tipo lo guardo perché non ho niente da fare. Ecco, spero solo questo. I video prima li sistemeremo, perché comunque la qualità visiva non è proprio peggio, anzi è abbastanza buona da quel che vedo, anche l'audio. Però che comunque spero che il fattore di, diciamo, sentire i miei compagni, cioè parlare dal di fuori, è un attimo un problema che bisognerà sistemare. Comunque, e per altre cose che vi caricheremo in questo periodo nel canale, oltre a Tiff Minecraft e delle competitive e delle partite cazzeggio su COD, sarà com'è che si chiama? Oh santo, ce l'ho dimenticato. Ecco, la campagna di Black Ops 3. Vi faremo la campagna di Black Ops 3 in modalità realistico. Ciò cosa significa? Che vi faremo vedere, diciamo, come affrontare la campagna nella modalità più difficile, quindi la difficoltà più difficile del gioco. Noi siamo arrivati a circa metà, però essendo che adesso abbiamo qui il canale YouTube, ve la faremo rivedere da capo e speriamo che vi insegniamo un po' a diciamo finirla, per chi volesse finirla in modalità realistico, dare alcuni consigli e farvi vedere nei posti di andare, quale vie prendere, e soprattutto ci vogliono i compagni. Ve lo dico, per fare la modalità realistica ci vorranno i compagni. Comunque, per questo video sta per finire. Adesso trovo il tizio con il locus, Nabbo. Allora gli dico vado, lo piombo e lo uccido. Ci vediamo prossimo.